In piazza movimenti e comitati civici spontanei, sostenuto anche da una gran parte di consiglieri della quarta municipalità, dove ci troviamo in questo momento, ci troviamo appunto all'incrocio fra via Firenze, corso meridionale, corso Novara, oggetto quotidiano di abusivismo, territorio oramai lasciato nelle mani di tutti tranne che dei napoletani. Seguite il servizio. I comitati non è che scendono in piazza, noi siamo dei cittadini apartitici e apolitici, semplicemente che subiamo un degrado e una mancanza di decoro assolutamente visibili tutti i giorni, mattina, pomeriggio, notte, per 365 giorni all'anno. Voglio dire, devono stare sempre e solo qua, lasciando poi il tutto la sera quando se ne vanno con una sporcizia che è veramente impossibile. E voglio dire, com'è possibile che non stanno a via Luca Giordano? Abbiamo sentito un pochino le voci di dentro al quartiere, in modo particolare vorremmo fare non un punto di fermo, ma perlomeno un attimo di chiarezza sia sotto l'aspetto politico che amministrativo della situazione di disagio che si sta vivendo particolarmente in quest'area. Effettivamente quest'area è il culmine del disagio, del degrado, di tutto quanto riguarda insomma un'attuale condizione nella nostra città. Come ricordavano i comitati, si tratta anche di un'immigrazione fuori controllo, quindi in linea di massima riteniamo che sia il momento di dire a prefettura, sindaco e tutte le parti preposte che non si può più sopportare questo livello di degrado, questo libero arbitrio da parte di extracomunitari senza regole, che aprono magazzini senza licenze, che vanno a intaccare anche l'economia di chi paga le tasse in questa città. Lei ha parlato di problemi, ma soprattutto di difformità amministrative, quindi anche di reati consumati. Qual è la stragrande maggioranza di reati che vengono consumati con questa forma di abusivismo che si perpetra quotidianamente qua? Dall'occupazione di suolo abusivo Innanzitutto ai borseggi a discapito dei turisti, perché anche questi agglomerati di soggetti che mettono tutte queste mercanzie di dubbia provenienza e qualcuno sappiamo anche di illecita provenienza, in effetti creano i presupposti per rallentare il turista e magrebini, algerini, insomma nordafricani, molto scaltri, borseggiano i nostri turisti che, scesi insomma dal pullman dall'aeroporto, si trovano privi di documenti, quindi non solo disprezzeranno, avranno una pessima idea della nostra città e saranno costretti a tornare indietro senza versare nell'economia cittadina, nell'indotto cittadino, soldi che fanno insomma ben sperare per il futuro di questa città. Sì, senza dubbio, effettivamente nell'ultimo periodo è diventato sempre peggio, lo dico e come commerciante e come residente, le case sono state deprezzate, abbiamo orda di spazzature e strade sporche continuamente. Ciò nonostante continuiamo in questo modus vivendi giornaliero. Il completo tracollo e flop dell'integrazione nella città di Napoli, la più grave di tutte. Ci potrebbero essere fondi a disponibilità per attrezzare aree in periferie e di dare la possibilità a questi poveretti di fare questa attività, tra virgolette, di riciclo fuori dal centro storico.